Buonasera, buonasera e benvenuti al Perbenista. Quella di stasera è una puntata che mi sta molto a cuore, mi sta molto a cuore per due ragioni. La prima perché devo ringraziare, cosa che non faccio mai, ma devo ringraziare gli operatori che hanno lavorato con me a questa trasmissione e devo ringraziare gli altri amici che ci hanno dato una mano a poter montare questa trasmissione perché non era assolutamente facile e poi devo ringraziare gli ospiti che sono con me, gli ospiti che si sono fatti intervistare perché parlare di eh, disagi mentali, di disturbi mentali non è facilissimo, non è facilissimo riuscire a trovare persone che hanno la voglia di affrontare questo argomento e soprattutto non è facilissimo vedere che eh, mentre eh, alcuni mh, amministratori che sono firmatari dei noti TSO, trattamenti sanitari obbligatori, fuggono dalle telecamere perché non ritengono eh, interessante o, o forse ritengono imbarazzante per dare certe spiegazioni, eh, i medici, eh, gli psichiatri, i, i, le persone che hanno questi disturbi o che hanno avuto questi disturbi, soprattutto i loro cari, invece sono in prima linea più che mai. Ascolterete delle interviste, lo dico già adesso, eh, molto dure, molto forti questa sera e quindi vi prego veramente di fare attenzione e soprattutto di eh, riflettere su quello che eh, state per sentire. Intanto io eh, presento gli ospiti che sono qui con me in studio, che sono eh, a partire dalla mia destra l'avvocato Anna Grizzi, che è presidente dell'Associazione dei diritti del malato. Dopo di lei c'è eh, la signora Fiorina Fornasiero. E, eh, no, c'è cioè, eh, la signora Surba, dico bene, Burba Luigina e la signora F Fiorina Fornasiero, madre e figlia, chiedo scusa, che eh, appunto sono eh, persone che sono eh, protagoniste di alcune di queste vicende che andremo a raccontare. E eh, quindi il dottore Roberto Urizi, psichiatra. Bene. Allora, eh, io eh, partirei subito con eh, una prima intervista al eh, dottor Bon. Chi è il dottor Bon? Il dottor Bon è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Udine. Eh, noi ci siamo confrontati col dottor Bon, ma eh, fate attenzione alle parole del dottor Bon e poi a quelle che sentirete da un'altra intervistata che una persona doppiamente importante in questa trasmissione, poi ditemi eh, se avete la percezione di eh, affrontare lo stesso argomento e da che parte vi sentite più in eh, sintonia. Prego la regia di partire con l'intervista a Bon. Il trattamento farmacologico è un trattamento a base immagino di farmaci tipo l'Audol. Cosa intende per farmaci di collaudo? Aldol ah Aldol. Sì. l'Aldol è uno dei tanti farmaci che si utilizzano non, non è, è, è uno dei più antichi ma non è l'unico comunque sono farmaci che hanno lo scopo di eh, sedare sono sedativi fondamentalmente cioè di... no <ride> esiste non abbiamo il tempo per fare una lezione di farmacologia no assolutamente esistono eh, svariate categorie di farmaci e i singoli, molti singoli farmaci hanno diverse azioni che hanno come obiettivo alcuni sintomi, alcuni sintomi che possono essere anche l'agitazione, possono essere la depressione, l'ansia, alcuni disturbi della percezione come le allucinazioni e ho elencato solo alcuni rispetto a un numero anche più ampio. Diversi. Eh, pazienti o familiari di pazienti che abbiamo intervistato hanno un, eh, un ricordo, un'immagine, un'impressione dei farmaci come l'aldol o similari piuttosto forte. Mm. Ecco, non hanno lo stesso ricordo, appunto, di chi eh, si è male prende l'antibiotico o, o, o altro, no? e secondo molti è un farmaco che comunque. E fa molto male anche all'organismo, cioè a livello di possibili disturbi cardiaci o altre cose. Cioè, non dico che voi somministrandolo facciate qualcosa sbagliata perché è il vostro lavoro, no. intendo dire che parliamo della scienza, non parliamo delle, degli operatori in questo caso. Qui, eh, guardi, allora, eh... e mi dica, se, se questo è il, è il protocollo, questo facciamo. Cioè non no, voglio, faccio, cerco di spiegare. Eh, tutti i farmaci che funzionano, questa è una norma della farmacologia generale, hanno, hanno effetti collaterali. Okay. E molti effetti compaiono anche dopo che i farmaci sono stati registrati anche a distanza di tempo. Sì. Eh, se lei parla rispetto all'Aldol, eh, all c'è stata una evidenza in anni relativamente recenti che indicava un rischio, non un rischio cardiaco, ma un rischio di allungamento del QTC, che è un, un, un indice che lei trova sul cardiogramma, eh, che, eh, per cui consigliava di monitorare questo elemento e quindi da quando è uscito questo warning, come si dire, noi abbiamo iniziato a monitorare a tenere d'occhio questo anche perché poi nel frattempo sono usciti anche altri farmaci, si è ridotto un po' l'uso del farmaco. E va detto che altri farmaci di uso comune come ad esempio il salbutamolo, il ventolin, hanno un, rischio, asma. Sì, un rischio di questo tipo che è di qualche decina di volte maggiore dell'aldol. Quali sono gli elementi, le misure di costrizione che si utilizzano? da voi? Nel nostro dipartimento non si utilizzano misure di costrizione eh, perché... Le chimici di forza esistono? No, o meglio, esistono nei, eh, nei manicomi di altri paesi, perché in altri paesi continuano a esistere. Da noi non sono né utilizzate né esistono. Quindi ne... cosa si utilizza a posto della chimica di forza? Eh, la relazione... E non è una battuta. Se il cameraman dovesse aggredirla, mm. usciamo fuori dal rischio che mi faccia eh, un referto a me, ecco, se il cameraman dovesse aggredirla, cosa si fa? Una puntura? Se non ce la che mi c'è di forza? Cioè, in qualche modo come Beh, lo fermiamo? Se il cameraman mi dovesse aggredire, io gli direi scusa, perché mi aggredisci? Eh, non, credo. Prima, eh, che lei non lei, credo. prima che lei risponda, voglio dire, cioè, se, Beh, se, lui, se lui mi aggredisce per rapinarmi sì. No. Ma se lui mi aggredisce all'interno di una condizione, è questo che la gente non capisce. Molto spesso le persone che arrivano anche in stato di agitazione sì. e, e dove magari intervengono anche le persone anche per fermare fisicamente, Esattamente, se lui mi aggredisce, io cerco di fermarlo, ma, ma spero che anche lei mi dia una mano: assolutamente no? Questo però non è un intervento sanitario, è un intervento di tutela della persona, eh, ai sensi dell'articolo 54. Sì. No, che del codice penale, non è uno un intervento sanitario. Eh, quello che molto spesso eh, crea questa presunzione di pericolosità, allora, io le do un dato eh, che risale qualche anno fa, che valeva, che era stato preso però nell'Unione Europea prima dell'allargamento ai paesi dell'Est. Circa il 3,5% della popolazione commette della de popolazione in età adulta commette reati che implichino violenza se noi prendiamo la popolazione portatrice di grave disturbo mentale questa percentuale scende al 2,5% questo vuol dire che se lei prende 100 persone a caso e 100 pazienti psichiatrici ha un 30% in più di probabilità di venire aggredito infatti, dal cameraman che è una persona che così eh, supponiamo ecco, no? e, il paziente psichiatrico rispetto alla violenza, se noi guardiamo le statistiche, non il si dice, è al primo posto in una sola graduatoria, che è quella delle vittime. E poi, le vittime, cioè dei suicidi interi? No, no, delle vittime di aggressione. Ah, sono vittime di aggressione. In particolare le donne portatrici di disturbo mentale che spesso sono oggetto di violenza. Perché si ritiene che non sono credibili e quindi la loro denuncia. Violenza sessuale in te. Sì o di altro tipo. E in merito invece, qui davvero chiudiamo, alla pericolosità sociale, e voi vi sentite responsabili o se non voi chi per voi di lasciare girare per la città persone che potenzialmente, lei mi dirà tutti potenzialmente possono tutto quanto, però che potenzialmente eh, potrebbero commettere dei reati più ferrati? Eh, io prima le ho dato un dato ci sono, casi, ci sono casi, lo faccio per evitare una sua possibile risposta: ci sono casi dove si dice che aveva già tentato, soprattutto per quanto riguarda le forme di violenza casalinga, no? eh, magari di figli che uccidono le madri, ovviamente per questioni schizofreniche. No, no? no, però mi scusi, non è, lei mette un ovviamente. Che non allora, eh, la violenza domestica, che è un problema molto grave, è un problema. Che ha una connotazione culturale fortissima, a differenza ad esempio della, della schizofrenia, che è un disturbo che ha una sua incidenza nelle varie culture più o meno diverse. Lei mi ha detto che intende quando fa padre e figli Padre figlio, e figli, marito e moglie. E io prima le ho fatto presente, c'è un 3% della popolazione, 3,5% circa, quindi più. Chi è responsabile di, di questo? Allora, eh, siamo responsabili tutti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice una cosa, la salute mentale non è responsabilità dello psichiatra, ma è responsabilità di tutti e lo psichiatra deve essere presente, non per sottrarre la responsabilità dello psichiatra, ma perché, e qui torno al, all'uso del farmaco, che può essere, io posso darle il farmaco giusto, alla dose giusta, ma se poi quando lei ritorna nel suo ambiente non viene accolto, non ci sono le le reazioni che lei avrà non saranno dovute alla mancata cura. Tenga conto che la maggioranza delle situazioni di violenza, come le ho detto, hanno una componente psichiatrica in un numero limitato di casi. Quindi fare l'equivalenza ci sono stati eh, ripetuti casi di persone in cui i giornali hanno scritto dramma della follia e poi quasi sempre poi risulta che viene giudicato perfettamente capace, eh, titolo minimo. No? Anche qui da noi ci sono stati, no? perché è, è molto comodo. Ecco, eh, abbiamo sentito le parole del dottor Bon. Il no? dottor Bon, eh, signora, dice che. Eh... Nel Dipartimento di Salute Mentale di Udine, che, contiene, che eh, raggruppa anche ovviamente i vari centri di salute mentale, non esiste alcuna forma di costrizione sui malati, quindi, o, sui malati o sui ricoverati, eh, siamo un termine più corretto. Ecco. Vedevo che eh, alzavate il sopracciglio più di qualcheduno, ecco. eh, non so se vuole Ma, guardi, commentare lei o suo figlio. Al giorno d'oggi? non useranno la camicia di forza come ai tempi andati, però eh, ci sono tanti farmaci che li tengono talmente sedati che sono come degli zombie, che non possono reagire in nessuna maniera. Di conseguenza non so se è meglio mettere la camicia di forza per un'ora o dare tanti farmaci da istupidirli. Quindi come ci dicevano anche altri eh, ospiti della struttura vengono eh, bombardati dal punto di vista di questi farmaci, fra cui l'Aldol è uno di questi, che eh, porta a situazioni di. L'Aldol, l'Eng, Serenase, ce ne sono tanti. Cosa diceva che è sì, evocato? Che, appunto, eh, anche su questo Fiorina può, no, può, può testimoniare che comunque abbiamo dei casi in cui in realtà eh, le, le restrizioni sono anche di tipo fisico, nel senso che un, eh, le, i pazienti vengono legati. No? Infatti, eh, che cosa si può spiega, sì. eh, dirlo direttamente Fiorina, che appunto stata in, prima, in prima persona <ride> ha subito questa restrizione? Questo, ehm, questo al, al di fuori, fuori de, dell'ambito psichiatrico sono, ho, ho, ho subito un ricovero per, ehm, per una polmonite e, e niente ehm, come, come misura di, 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 primo, di primo intervento. In, eh, in area di emergenza eh, dovevano, fa, eh, dove, dovevano farmi un ciclo di CPAP, respiratori. Respiratori. Eh, solo che erano sprovvisti di mascherine, ovvero ne avevano una sola e, non era, e non, era data, non era data a me. Era troppo piccola. Esatto, eh, me l'hanno no. fatto stare in qualche modo, cioè stringendo... Stringendo i cordoni in modo folle, e, e questo mi, mi provocava dolore. Ovviamente, la, eh, è la reazione di tutti al dolore: cercare di allentare la presa. Toglievo, toglievo questa mascherina, eh, l'operatore di turno si era, diciamo, diciamo che si era scocciato. Eh, a un certo punto mi ha preso e mi ha legato le mani. Ecco, dottor Urizi, Prego. il racconto eh, di, di Fiorina parla già da sé, no? cioè, Quindi voglio dire, saranno misure di emergenza, quello che è, però noi abbiamo portato in studio eh, una persona che è accettato viene in trasmissione, e sarà la cabala, sarà la fortuna o la sfortuna di Bonn, ma una su una già sostiene che ci sono forme di costrizione sia dal punto di vista farmacologico, quindi tanto, tanto farmaco, sia dal punto di vista di altri elementi come il legare, il tenere fermi o altro cose che loro negavano nella maniera più assoluta. Sì, allora... Eh, bisogna un po' distinguere questo tipo di, di cosa, nel senso che la mia esperienza rispetto al, alla relazione tra i medici o il personale e i pazienti che sono affetti sia di patologia di carattere psichiatrico sia non. Non è certamente quella di pensare che oggi ci siano eh, delle costrizioni a carico dei nostri pazienti. Friuli Venezia Giulia eh, non, eh, diciamo da sempre, ormai da moltissimi anni, primezza per il fatto che questo non ci sia. Okay. Ciò, non Ciò non esclude che, che ci sia in qualche, in qualche situazione ovviamente qualche... Eh, eh, non userei un termine forte, ma insomma qualche operatore certamente nella propria eh, libertà di agire che non dovrebbe essere prevista, magari qualche abuso lo fa. Altra cosa però è definire cosa succede rispetto a quelle che vengono chiamate le camicie farmacologiche. Perché? Perché eh, qui bisogna distinguere due aspetti fondamentali. Una situazione acuta. È una situazione, diciamo così, cronica. Ci sono, come ricordava il dottor Bon prima, delle situazioni acute nelle quali purtroppo è necessario ehm, arrestare un dolore infinito che il paziente ha, eh, è un rischio gravissimo per la propria salute, ma anche per la salute degli altri, ed è necessario usare dei farmaci. Altra cosa è continuare ad usare dei dosaggi farmacologici molto intensi in una fase che poi non è acuta e a questo punto certamente si può parlare di una costrizione, cioè di una camicia farmacologica che lega il paziente in una condizione eh, particolarmente coartata che non dovrebbe essere in quel, tipo, in quel tipo di fase. È chiaro che anche qua bisogna fare una di, un distinguo tra i numeri che vengono, quanti, cioè chiederci quanti pazienti vengono sottoposti a questo tipo di, eh, di situazione di trattamento rispetto al totale dei pazienti. Eh, dovremmo dire che in realtà questi farmaci, che poi sono molto diversi, insomma, non, non si usa sempre la stessa, lo stesso farmaco che, che coarta le persone. Eh, ad esempio gli antidepressivi sono dei farmaci curativi, quindi hanno sì. tutto un altro aspetto, ma eh, dicevo relativamente alla, alla, alla diagnostica la grandissima parte delle situazioni cliniche non prevedono assolutamente l'uso di farmaci eh, così importanti e così... Talvolta anche ingravescenti come possono essere questi che abbiamo citato fino adesso. Mm -hmm. Tuttavia, eh, signora, eh, lei ha vissuto un vero e proprio calvario eh, con eh, questa esperienza che sì. ha avuto con sua figlia, no? iniziata molti anni fa. Eh, vuole provare per quanto possibile, veramente, in due minuti, magari con l'aiuto dell'avvocato? a raccontare eh, il, il primo giorno, Co cosa succede allora, insomma, no? ehm, io premetto che avevo in casa un, un parente che aveva delle crisi e veniva ricoverato spesso in centro crisi, violento, e cioè era militare, beveva e insomma sono successe tante cose. E ho conosciuto questa psichiatra, mia figlia aveva problemi Diciamo i problemi dell'adolescenza, poi i problemi con l'obesità. Siccome avevo letto un, un articolo dove parlava di una, di una psichiatra che aveva aiutato una ragazza a dimagrire, ho pensato, dal momento che la conoscevo, di parlargli del caso di Fiorina. Eravamo rimaste d'accordo che lei me l'avrebbe ricoverata nel reparto di medicina tutto bene. Fiorina me la sono ritrovata in un centro crisi, in mezzo a persone violente in mezzo a persone che avevano delle crisi. Cioè in un che centro di ci... salute mentale? Sì, in un centro Quindi di salute mentale. Lei voleva crisi. sostanzialmente aiutare sua figlia a dimagrire sì, e invece, invece me la sono trovata, trovata anziché in un in... centro sì. di medicina, in un centro di salute mentale. Ecco, e questa... la. Cosa la... che ovviamente non ha riempito di gioia sua figlia? No. Né lei né me, perché io sono andata lì per andare a fargli visita no, e mi hanno sbattuto la porta in faccia dicendomi che, che non potevo vedere mia figlia e mia figlia non poteva vedere me per tot giorni. Questo tenendo conto che loro dicono che la prima cosa è il rapporto che deve esserci il familiare a stretto contatto con il malato e le hanno chiuso la porta in faccia. Appunto. Ok. Dopodiché cosa succede? Sua figlia Dopodiché, vive figlio. questo incubo e è chiusa in questo sì, centro di salute io mentale. L'ho intravista dalla porta che girava, che sembrava uno zombie, l'avevano riempita probabilmente di, di, di qualche cosa che io non di so. Farmaci di tranquillanti, farmaci tranquillanti, sedativi molto forti. Ecco, probabilmente perché lei avrà avuto qualche reazione, a non, che non lasciavano vedere la mamma e parlare con la mamma. E Fiorina? No, perché le somministrazioni di N sono partite da subito. Cioè appena entrata ti hanno dato esatto, la N. Esatto. Però magari di l'anno due gocce di N non 15, fanno. 15, 15, 15. E se per sfortuna capitava che si aveva bisogno del bagno di notte come si metteva giù il piede dal letto, erano altre 15. Altre 15 gocce di em, perché così sono sicuri che, che la persona sia tranquilla a letto. Sì. Dottore, compito ingrato, quello suo compito ingrato nel senso sfortunato, di dover eh, aiutarci a commentare, no? Sì, ecco. allora se, ripeto... Io non conosco il caso specifico della signora, sì. però diciamo se come noi crediamo, esatto, visto che se, anche la voca, è vero, esatto, noi dobbiamo prendere per buono quello ovviamente. che dice la signora. Se questo che dice la signora corrisponde certamente a verità ed è diagnosticamente correlato a questo, quello è un errore eh, tecnico o clinico. Sì specifico oltretutto vabbè, che il dosaggio di 15 gocce è un dosaggio piuttosto blando ma non è tanto sì. questo il problema però scusi dottore è blando ma se lei adesso vuole andare in gabinetto io le do 15 gocce di EN però... posso andarci tranquillamente no, no intendevo no, dire no, non mi no, preoccupavo no, delle no, no, mani no, intendevo no, dire no, che no, volevo posso dire, dire, no, volevo dire darlele, sì. vo no, è importante sì. spostare sì. un poco la cosa l'elemento uh, centrale non sono le 15 gocce di N. No, e che in questo, caso, esatto, in questo caso viene leso quello che è invece fondamentale per un ammalato, che è il rispetto della sua condizione di uomo. Perché dare a una persona 15 gocce di en, certamente, è una cosa che può essergli utile. Ma bisogna parlare con il paziente e dar senso al fatto che quelle 15 gocce servano specificatamente a una sofferenza. Però se mi permette che quello ha. che mi fa specie e che eh, Fiorina in maniera molto intelligente e afferma, è il passaggio dove dice nel momento in cui cercavo di alzarmi per andare in bagno, altre 15 gocce di N. Sì, sì, questo... Come dire.. L questo è sanzionabile. Il motivo dell'EN era quello di farmi stare tranquilla a letto sedata. per evitare problemi di qualunque sì, tipo. Questo, questo dal sì, punto di vista ecco. così della relazione e della psichiatria, è, è, è condannabile perché non salta proprio quello che veniva specificato prima, che è la relazione con il paziente. Che non viene fatta dallo psichiatra solamente, ma viene fatta anche da tutto il personale che si prende in carico queste sofferenze. C'è anche un altro, mi scusi, sì. questo, questa cosa che ricordava la mamma, che mi sembra importante: no? la signora fa una richiesta di ricovero, è un, un, un volontario. La signora dice: Mia figlia ha un problema sì. di tutt'altra natura. E porta, questa, e porta la figlia a dire: Volevo che mia figlia stesse meglio sì. e l'ho portata in una medicina. Sarebbe interessante riuscire a capire perché è avvenuto questo passaggio. Perché, se la signora fa questo, ha portato la propria figlia in un luogo dove in precedenza non c'erano state segnalazioni di patologia psichiatrica o di altra natura. Perché c'è questo passaggio? E su questo bisogna farci una domanda, ovviamente. Ha certo, colto il passaggio, avvocato del. Allora, mi ha detto, ecco. la, la dottoressa mi ha detto che l'aveva ricoverata lì. Per comodità sua, perché era troppo scomodo andare dal centro crisi al reparto di medicina. Uh -huh. Per comodità sua. Ho capito. Però mia figlia è stata danneggiata per questo. Eh, mi scusi signor dottore, oh, certo. Io, eh, cioè, vo eh, avrei voglia di farle una domanda. Sì. Sa che è giusto come dice lei che 15 gocce di En eh, sono una passeggiata. Oh, ma dico, ma su una persona assolutamente digiuna dei psicofarmaci? Eh, è un errore dare uno psicofarmaco se non serve. Che poi sono 15 gocce alla volta, non sono 15 gocce. Sì, lì erano in tutto. 15 gocce per tre, più mi pare 15 eh. gocce al bisogno. Questo sì. mi pare di aver colto. Più forse anche qualcos'altro, perché credo certo. che conoscendo Len non sia l'unico farmaco. Certo, Però eh, avremmo potuto, parlando con la signora, dire signora se lei è agitata, eccetera, eccetera, avremmo potuto trovare rispetto al farmaco, dico, magari un, un, un accordo rispetto alla sua sofferenza. Ma il fatto che sia stata data una terapia. Senza informare la signora anche degli effetti o delle cose, questo è scorretto. Allora io la interrompo un attimo per andare brevemente in pubblicità e poi prego la regia di eh, preparare eh, la eh, prima parte dell'intervista all'assessore eh, provinciale Cecotto. Quindi torniamo fra poco eh, in studio. Ma ascoltate l'assessore Cecotto, perché è molto più che un assessore in questa intervista. Pubblicità.